I'm talking about the resource-based economy, the scientific method for social equality. Where technology allows a life in global abundance, and the choice between contender and incumbent is redundant. I'm talking about the resource-based economy, the scientific method for social equality. Every time the transition is about damn time, the planet is shared by all of mankind. Allora, buonasera a tutti, questo è l'83esimo podcast del Movimento Zagast Italia, oggi è mercoledì 9 ottobre 2019 e faremo il resoconto dell'anno 2019 sostanzialmente. Il podcast precedente è stato fatto a fine 2018, abbiamo raccontato tutti gli avvenimenti di quell'anno, da allora sono state fatte un bel po' di cose, adesso ve ne parleremo. Anche quest'anno, anche nel 2019, è stato organizzato l'OSI Day in Italia e in particolare quest'anno siamo riusciti a farlo sia a Milano che a Roma. Comincio a raccontarvi brevemente quanto fatto a Milano. Ci siamo trovati sabato 18 maggio 2019 al Chiamo Milano, il solito posto storico dei nostri incontri, e quest'anno sostanzialmente abbiamo provato a puntare un po' più su quello che vorremmo si venisse realizzato, cioè il mondo con una economia basata sulle risorse in funzione. Quindi, con la solita falsariga di problemi e soluzioni, quest'anno abbiamo cercato di ridurre al massimo la parte dedicata ai problemi. Abbiamo avuto Ezio che ha parlato di escapismo e poi abbiamo mostrato un video tratto dalla terza rivoluzione industriale, con un docufilm di Jeremy Rifkin, dove in qualche modo venivano mostrati degli aspetti negativi della società, quello che sta succedendo a livello ambientale. Poi c'è stato un interessantissimo intervento di Guido Dalla Casa, che già avevamo avuto ospite a un passato Z-Day, dove ha parlato insomma dell'ecologia profonda, che è il suo campo di ricerca, sì, la sua vita, lo sta diffondendo da svariati anni. Dopo questa prima fase di analisi dei problemi, ci siamo dedicati alle possibili soluzioni. Abbiamo proiettato la parte 3 del film Moving Forward, che è l'ultimo film di Peter Joseph prima della docu-serie Culture in Decline, e in attesa del nuovo film che si spera vedrà la luce nel 2020. Abbiamo proiettato la terza parte, dove veniva un po' rappresentata una possibile terra organizzata con l'economia basata sulle risorse. Abbiamo anche parlato di ciò che è in funzione, che esiste già in questo momento, che si avvicina come concezione all'economia basata sulle risorse. Per esempio Luigi Colosimo, che è venuto dalla Calabria, ci ha parlato di permacultura. Io invece ho fatto un intervento sul free software, parlando di un mondo open, anche blockchain, creative commons, vari talk. Veronica ci ha parlato delle realtà in transizione, quindi tutte quelle associazioni, gruppi o progetti che guardano un po' a un mondo futuro diverso da quello capitalista consumista che conosciamo, che avvertiamo tutti i giorni, per poi concludere parlando dell'attivismo, di cos'è il movimento Zeitgeist, quali sono i progetti che sono stati portati avanti e quelli che sono in cantiere per il futuro. Ovviamente poi c'è stata una discussione col pubblico. Una particolarità: quest'anno abbiamo provato a fare anche un sondaggio interattivo, dove mi sono occupato di creare un piccolo questionario web utilizzando il Cubitrack, che è un mini PC open hardware, ed è stato un modo sia di insomma interagire in maniera un po' più simpatica col pubblico, ma anche di far vedere come le comunità open source, open hardware, possono produrre degli strumenti molto interessanti senza avere dei fini di lucro e sfruttando la passione e la condivisione del sapere delle altre persone. Direi che questa è una buona sintesi dell'OSI Day. Ci sono anche le registrazioni della diretta streaming. Prima o poi riuscirò forse anche a fare anche l'editing dei video della registrazione, nel caso lo saprete quanto prima. Siamo in diretta adesso, in questo momento, Davide, Veronica del gruppo Cittadino di Milano, c'è anche Christian del gruppo Cittadino di Roma.
Redivivo, gruppo cittadino di Roma, e c'è anche Luigi invece da Acropani Marina, Calabria. Cristian, se ci vuoi raccontare un pochino come si è svolto lo Z-Day di Roma, per favore. Oh, ciao a tutti. Allora, cominciamo con un breve excursus su ciò che rappresenta lo Z-Day, ovvero la giornata globale del movimento Zeitgeist, l'evento di punta, per così dire, che organizziamo da ormai 10 anni in diversi continenti, nazioni e comunità locali. L'obiettivo è sempre quello di aumentare la consapevolezza sociale piuttosto che ispirare un cambiamento culturale positivo, cercando quindi di mostrare un mondo nuovo in termini di sostenibilità e abbondanza per tutti. Come tutti gli eventi realizzati, anche quello a Roma è stato autogestito e autofinanziato dai vari capitoli locali. E chiaramente l'ingresso, la partecipazione allo Z-Day, se vogliamo citare un noto social network, è gratis e lo sarà sempre. Fatta questa piccola premessa, andiamo nello specifico. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare tra i relatori Francesco Rampini su quella che sarà in ipotesi l'economia del futuro, quella per intenderci della blockchain tra le sue potenzialità e criticità, e ancora Angelo Consoli, noto e più come portavoce delle politiche europee di Jeremy Rifkin, che ha approfondito le tematiche della terza rivoluzione industriale e in particolare l'inefficienza o efficienza energetica. Inoltre non sono mancati gli interventi degli attivisti. Ricordiamo, come già citato, Ezio Marano, che ha esplorato la tematica dell'escapismo, ovvero quella condizione oggi sempre più comune di alienazione dalla realtà mediante forme di svago più disparate. Ricordiamo anche l'intervento di Luigi, che nello scenario della permacultura ha mostrato le meraviglie che la terra ha da offrire in termini di armonia tra uomo e natura. Tra gli interventi anche io con Veronica, ma soprattutto Veronica, che ha tenuto le redini dell'intera giornata, ci siamo occupati delle soluzioni proposte dal movimento, delle alternative possibili e dei pensieri finali, ovvero il dibattito col pubblico, che è a mio avviso l'essenza dei nostri incontri. In particolare ci siamo concentrati sulla relazione disarmante, e passatemi il termine non violento, tra l'economia della terra contro l'attuale modello economico, basato su materialismo, vanità, ego e consumismo. Chiudo e ringrazio tutti i partecipanti, non solo i romani, ma anche gli amici che ci sono venuti a trovare dalla Toscana, dalla Liguria, dalle Marche, Luigi dalla Calabria, Veronica dalla Lombardia e beh, anch'io dal Molise, ma il Molise non esiste. Bene, bene, ma come non esiste? Dai, su, non scherziamo, eh. Allora, grazie mille Cristian. Volevo parlarvi anche di quello che è stato l'incontro europeo, il terzo meetup europeo del movimento Zeitgeist, ed è stato dal 1 all'8 luglio a Enköping, sarebbe una località che si trova a pochi chilometri da Stoccolma. Al primo meetup europeo, se ben vi ricorderete, i nostri più affezionati sicuramente se lo ricordano, ci siamo andati io e Davi, era a Rotterdam, è stata una bellissima occasione per vedersi di persona con un sacco di persone che non avevamo mai visto ma avevamo sentito a varie riprese, e così è stato anche questo terzo meetup europeo, questa volta in Svezia. Sono sempre delle occasioni comunque per sostanzialmente vedersi di persona, per insomma cercare di parlare delle questioni, dei progetti, delle idee che abbiamo, di come gestire in qualche modo quello che è un movimento che ormai sta diventando maturo, diciamo così, perché sono tanti anni che ci proponiamo di passare ad un sistema che sia radicalmente diverso, e ci sono sicuramente anche dei progetti che lasciano ben sperare che queste cose possano essere messe in pratica. E quindi proprio per questo motivo qui abbiamo deciso quest'anno, tra l'altro, di parlare della RBE, che in teoria dovrebbe chiamarsi, per essere precisi, RBE-LM, che sarebbe, come abbiamo deciso di reinterpretarla, diciamo così, è un'economia basata sulle risorse ma allo stesso tempo sulle leggi naturali. Quindi insomma, al di là delle sigle, vorremmo proporre ovviamente un mondo che non sia più basato sul sistema monetario, come i più di voi spero sappiano già a memoria, ma che sia basato piuttosto sulle relazioni umane, sulla condivisione appunto delle risorse essenziali della terra, sul metodo scientifico e certamente su metodi decisionali che non siano gerarchici, che non siano legati a ciò che vediamo oggi.
Quindi ci immaginiamo piuttosto un mondo molto più libertario di quello che non è oggi, basato appunto sulle gerarchie. Ci immaginiamo un mondo però appunto anche molto meno diseguale di quello che è oggi. E l'economia basata sulle risorse vorrebbe proprio cercare di ovviare a questi problemi. Per fare ciò abbiamo cominciato proprio ad esplorare anche possibili modi di attuazione di quello che diciamo, che andiamo dicendo da anni ormai. Ci siamo incontrati con persone che venivano prevalentemente dal nord Europa, ma non sono mancate anche persone, appunto, a parte me, dico, dal sud Europa. Infatti c'era un ragazzo giovanissimo che è venuto dal Portogallo, un ragazzino in realtà che teneva tantissimo ad incontrarci perché sta cercando di radunare in una unica piattaforma, in un unico progetto, tutte le realtà che cercano di cambiare in positivo il mondo, interessato ad incontrare proprio noi del movimento Zeitgeist, e ha fatto i salti mortali per arrivare. Alla fine ce l'ha fatta, era l'unico ovviamente minorenne tra di noi. Tutti gli altri venivano, dicevo, prevalentemente, come era da aspettarsi, dal nord Europa, e poi addirittura una persona è venuta dagli USA, Junior, un ragazzo fantastico, che è venuto proprio apposta per vederci e per conoscerci, perché era uno dei movimenti che più di tutti lo hanno ispirato ad un cambiamento nella sua vita personale e non solo. Alla fine il momento clou, chiamiamolo così, il momento forse più importante, in particolare i primi giorni appunto di questo meetup europeo che è durato una settimana, in una scuola dove gran parte di loro hanno dormito, mentre io e le altre ragazze abbiamo dormito a casa di Lorenz, eravamo un po' più comode, tra virgolette, anche se anche nella scuola non è che si stesse male. Appunto abbiamo in qualche modo cercato di tirar fuori ciò che avevamo in mente come attuazione dell'economia basata sulle risorse, e su questo insomma devo ancora come dire rimandare a tempi futuri, nel prossimo futuro, per un report più preciso su quello che appunto avevamo detto, perché è un quello che stileremo sarà un documento che però al momento è ancora in divenire, quindi è prematuro insomma divulgare, ma che metteremo certamente completamente a disposizione non appena sarà possibile, quando avremo appunto abbastanza elementi per poterlo fare. Al di là di questo, appunto, ci siamo anche regalati dei momenti di puro svago, dei momenti anche di conoscenza del territorio locale, quindi siamo andati a vedere anche delle vestigia del passato che riguardano appunto la civiltà vichinga, dei luoghi molto belli, tra l'altro, con dei menhir, con dei dipinti rupestri preistorici. Siamo stati molto all'aria aperta, sostanzialmente nel fresco del luglio svedese. Allora abbiamo fatto una danza molto molto bella, liberatoria, all'aria aperta, dove ciascuno si muove senza pensare a cosa potrebbero dire gli altri che ti stanno attorno, ma semplicemente come si sente di muoversi in maniera del tutto libera, e si chiama free flow. E sostanzialmente questo attivista svedese che ci ha raggiunto gli ultimi giorni, che è anche un esperto in danze sciamaniche, è stato lui a condurre un pochino la cosa, ma poi appunto ognuno andava a modo suo nella massima libertà. Ovviamente ci sono i report della maggioranza delle cose che stiamo descrivendo, per cui per andare più nel dettaglio troverete linkati nella registrazione. Quindi praticamente te è rientrata dal meetup europeo e hai fatto una brevissima tappa a Milano, abbiamo preso e siamo partiti per lo Zeitcamp. Ma c'eri anche tu per caso, per quello c'ero, che lo sai? ero a Milano. Ah, ecco, guarda. Quindi abbiamo caricato un paio di milanesi in più e siamo partiti in quella della Calabria. E infatti noi abbiamo organizzato lo Zeitcamp quest'anno, sempre a luglio, dal 9 al 16, quindi proprio abbiamo lasciato un giorno di pausa tra il meetup europeo e lo Zeitcamp. Lo Zeitcamp, lo ricordo, è un incontro un po' più informale, quasi vacanziero, che dallo scorso anno abbiamo pensato di organizzare. La scorsa edizione era stata organizzata alla Libera Università di Alcatraz di Jacopo Fo, dove ci siamo veramente trovati bene, avevamo fatto un incontro molto più breve, avevamo fatto un weekend lungo,
Questa volta abbiamo voluto provare, avendo scelto di andare all'agricampeggio di Acqua di Friso Acropoli Marina, che si trova in Calabria, tra l'altro di proprietà questo agricampeggio di un nostro attivista Luigi, che è qui con noi e poi risponderà ad alcune domande. Essendo una località comunque di mare e di villeggiatura, abbiamo pensato perché non proporre proprio una vacanza agli attivisti, in modo da poi conoscersi, condividere cose e cercare anche di vivere insomma un qualcosa che si possa avvicinare un po' a un'economia basata sulle risorse, comunque una vita comunitaria senza i soliti schemi di tutti i giorni. Agricampeggio, quindi eravamo quasi tutti in tenda, abbiamo fatto varie giornate con varie attività, abbiamo partecipato a un corso l'approccio alla permacultura tenuto dall'agronomo Giuseppe Tallarico, è stato molto interessante, ci ha spiegato la permacultura anche utilizzando delle card tradotte dall'inglese all'italiano davvero, che hanno reso insomma un po' più interattiva la spiegazione. Tra l'altro l'agricampeggio di Luigi, oltre ad essere un posto di villeggiatura, è anche un'azienda agricola, si trova all'ombra di 12.000 pini. Ma Luigi, cosa ti ha spinto a piantare 12.000 pini nel tuo terreno? L'intervento di forestazione con 12.000 pini nella mia azienda, in particolare il pino d'Aleppo, perché si adattava in maniera molto valida a queste condizioni pedoclimatiche, è stato sicuramente un intervento non mirato alla massimizzazione del profitto aziendale, ma alla massimizzazione del benessere ambientale, ma anche personale. Perché effettivamente vedere delle colline che rischiavano di subire un processo di desertificazione era un qualcosa che comunque mi faceva star male. Per cui è chiaro che ognuno ha delle priorità. Per quanto mi riguarda, il fatto di stare in un ambiente sano è un fatto prioritario. Ci sono altre persone che magari ritengono più valido, più importante avere un resoconto economico in termini monetari di massimo vantaggio, altre persone che hanno obiettivi diversi. Quindi io non sto lì a giudicare se io sono dalla parte del giusto o comunque dalla parte del torto. Io ho seguito quello che interiormente sentivo giusto di fare e quindi comunque ho colto anche una opportunità che mi dava la Comunità Economica Europea di appunto avere anche un aiuto nella realizzazione di questo progetto, che appunto mirava alla salvaguardia delle aree mediterranee rispetto alla loro progressiva desertificazione. Ho realizzato questa cosa e quindi questo poi mi ha consentito comunque di realizzare all'interno di questa pineta anche l'agriturismo, cosa che prima sarebbe stata impossibile, perché realizzare un agriturismo in un luogo completamente arido e assolato sarebbe sicuramente stato inutile, comunque un'impresa certamente perdente. Mi si potrebbe obiettare che avrei potuto impiantare, anziché delle piante boschive, delle piante arboree fruttifere, vari tipi di essenze fruttifere. Effettivamente questo io non l'ho voluto fare perché avrei comunque dovuto necessariamente fare una scelta monoculturale o quasi, cioè nel senso che fare un frutteto misto comunque comporterebbe una difficoltà di gestione non indifferente. Invece, impiantando un bosco, ho sicuramente aumentato il livello di biodiversità e questa biodiversità sicuramente influisce, e me ne rendo anche conto operativamente, sulle colture che io già comunque ho in azienda, tipo il clementino, tipo un impianto di melograni, tipo le ortive, che si vengono a trovare in una condizione in cui, essendo elevata la biodiversità, sono tutelate da una serie di attacchi specifici che avvengono sulle monoculture. Abbiamo visitato quindi anche frutteti, campi coltivati. Per esempio, Luigi, ma che metodo di coltivazione adotti nel tuo agricampeggio?
Nella mia azienda il metodo di produzione a partire dal 1996 è stato di agricoltura biologica. Dopo però sono andato avanti, non mi sono fermato al biologico, per cui mi sono affacciato alla biodinamica, che è appunto questo tipo di coltivazione impostato da Rudolf Steiner. Passo oltre il biologico nel senso che comunque bisogna tener conto non solo del fatto di non utilizzare assolutamente prodotti chimici di nessun tipo, ma anche di utilizzare moltissimo la consociazione di piante, rispettare anche dei calendari lunari e tutta una serie di operazioni che comunque non si può descrivere in pochi minuti. Accanto alla biodinamica, la permacultura, ma ecco, la permacultura è un discorso che diventa ancora più ampio. Ancora più ampio perché la permacultura non è solo strettamente un aspetto di metodo di agricoltura. Cioè è chiaro che c'è anche il metodo di produzione agricola che comunque è molto vicino a quello biodinamico. Praticamente la permacultura ha anche preso molto dalla biodinamica, per cui si integra. Però nella permacultura c'è anche un modo di affrontare il lavoro in un certo modo, quindi la predisposizione e l'atteggiamento con chi lavora insieme a te, che deve essere armonico, cioè essere soprattutto un discorso di armonia, ma tiene conto anche del modo di costruire, ecco, di inserirsi nell'ambiente con comunque il minimo impatto possibile rispetto a qualsiasi tipo di attività che si va a svolgere comunque nell'azienda, e quindi dai rapporti sociali al lavoro armonico e all'agricoltura, quindi fatta con metodi assolutamente biologici ovviamente, ma anche biodinamici e comunque con attenzione assoluta alla integrazione delle varie specie in maniera che si possano aiutare l'una con l'altra, diventino proprio superflui i prodotti chimici, l'uso della chimica. Questa giornata quindi abbiamo passato più o meno ad approfondire gli aspetti agricoli, mentre altri giorni abbiamo fatto una sessione di yoga con i piedi nella piscina dell'agricampeggio, delle gite nella riserva naturale di Isola di Capo Rizzuto, abbiamo visitato l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria, l'ARSAC, dove ci hanno parlato di permacultura e stanno cercando di spingere metodi alternativi di agricoltura lì in Calabria. Una delle esperienze più particolari di tutto lo Zeitcamp è stato sicuramente il nuoto coi cavalli. Non sono i classici cavalli dei maneggi che vengono sfruttati per portare in giro i turisti, vengono trattati coi guanti, quasi meglio di noi. E per esempio abbiamo fatto il bagno nel mare con i cavalli, è stata un'esperienza davvero particolare, senza sella, quindi a contatto diretto col cavallo, ovviamente seguiti da Luigi e da altri esperti, il tutto in sicurezza sia per noi che per gli equini, ed è stata un'esperienza davvero fantastica. La Calabria, oltre al mare, offre anche la montagna. Abbiamo fatto anche una bellissima gita nel Parco Nazionale La Sila, guidati da un'esperta guida escursionistica, Francesco Artese, che ci ha spiegato tutti i segreti del Monte Gariglione e della Sila, sostanzialmente raccontandoci anche un sacco di aneddoti. E sostanzialmente questo è stato un po' le cose fatte. Come la volta scorsa ad Alcatraz, la parte migliore per quel che mi riguarda è stato il conoscere attivisti con i quali magari spesso ci si sente solo in maniera virtuale. Ad esempio te, Luigi, aver ospitato una banda di matti come noi, che cosa ti ha lasciato a livello umano? Mi sento molto ben rappresentato dal movimento Zeitgeist. Non esiste un'impostazione partitica né religiosa, ma ciò comunque non impedisce comunque di fare politica né di esprimere la propria posizione in termini sia razionalistici che comunque anche mistico e spirituali. È da circa 6 anni che seguo il movimento e da un anno ho iniziato a esserne parte attiva e ne sono veramente orgoglioso. Realizzare lo Zeitcamp 2019 nell'agricampeggio della mia azienda è stata sicuramente quasi, come dire, la realizzazione di un obiettivo, e mi ha dato il modo di mettere in pratica tutti quegli intenti di condivisione che si auspicano tantissimo sul piano teorico,
ma poi la realizzazione di questi è possibile soprattutto quando la comunicazione non si ferma più sulla sfera virtuale, diventa concreta. Al linguaggio parlato si unisce quello del corpo e quello è un valore assoluto. Si compie un'azione insieme, si fa esperienza insieme, in sostanza si prova a crescere concretamente insieme. Quindi cosa mi ha lasciato lo Zeitkamp? Lo Zeitkamp ha contribuito a farmi crescere ancora. Sicuramente mi ha fatto sentire ulteriormente più sicuro. Mi ha dato sicurezza, senz'altro. Grazie Luigi, e adesso abbiamo finito la parte di reportistica, direi che possiamo parlare un po' dei progetti. Ad esempio, vero, tu che sei stata al Meetup europeo, oltre a ballare e a pensare all'RBE, avete anche in qualche modo stretto questi rapporti umani, ed è cosa è venuto fuori? Assolutamente sì. Allora, abbiamo consolidato, diciamo così, delle vecchie amicizie, ma anche fatto nuove amicizie con appunto gli attivisti europei. E una cosa molto interessante che è emersa è che vorremmo mettere in atto realmente una collaborazione più proficua tra tutti gli attivisti europei, perché a noi dei confini disegnati su una mappa non ce ne frega niente, anzi, da bravi anarchici diciamo che non sarebbero neanche troppo rispettabili questi confini, sono stati inventati forse per complicarci la vita, e quindi perché porci noi dei limiti? E allora giustamente vorremmo fare in modo di collaborare il più possibile con qualsiasi attivista che abbia voglia di collaborare anche a livello europeo e, perché no, a livello mondiale. Per esempio, le ricerche su possibili ecotecnologie super economiche da poter costruire noi, divulgare tramite una piattaforma online che possa appunto mettere a disposizione di tutti la conoscenza, così è come il modello Red Trap che abbiamo a suo tempo seguito grazie alle istruzioni che erano state messe online. Così vorremmo fare un elenco di ecotecnologie, una specie di enciclopedia, ma wiki, nel senso che daremo anche le istruzioni sul come riprodurre ciascuno, quando ne avesse bisogno, le ecotecnologie che proponiamo, o magari anche migliorarle, come si sa. Ovviamente noi cercheremo di rendere la cosa più aperta possibile, quindi chiunque voglia unirsi a questo progetto sarà il benvenuto. Dulcis in fundo, ma questo credo che abbiamo già fatto lo spoiler, ci sarà anche la possibilità che il prossimo Meetup europeo si svolgerà proprio in Italia tra 2 anni. La nostra ambizione, la nostra idea sarebbe quella di rendere almeno l'alloggio, possibilmente anche il vitto, completamente gratuiti. Perché se non lo facciamo noi di Zeitgeist, chi lo farà? Questa è la domanda che lascio aleggiare. Con la collaborazione europea, un'altra persona che hai conosciuto è Yusso, che tra l'altro avremo ospite al Discord di mercoledì prossimo, dove sì, ci parlerà di Koto, che è magari un embrione di questa wiki di cui stavamo parlando, e ci parlerà meglio di questo suo progetto. Per chi non ci segue in diretta, sarà il 16 ottobre, 21:45, ricordatevi che c'è l'appuntamento. Ovviamente, essendo lui finlandese, dovremo comunicare in inglese, quindi... Altra cosa importantissima, c'è un nostro carissimo amico che tra l'altro ci ha detto più volte di volersi rendere attivo a Genova, perché lui è di Genova, Matteo, vorrebbe raccontarci com'è stata la sua esperienza davvero speciale in questo posto quasi da fiaba, che sarebbe Auroville, questa città ideale che si trova in India. Ci vuole raccontare un pochino la sua esperienza, e con ogni probabilità questo incontro virtuale si svolgerà tra 2 settimane. Il 23. Parlando sempre di attività per il 2020, passo la parola a Christian, che secondo me ha qualche idea per quanto riguarda la parte web di comunicazione del movimento italiano / europeo. Sì, certo, quando parliamo di web e comunicazione si rimanda chiaramente al media. Nella definizione di Marshall McLuhan, il medium è sinonimo di qualsiasi tecnologia nonché estensione dell'uomo. E oggi è tecnicamente opportuno muoversi ai margini di esso,
Del resto le nostre vite sono sempre più interconnesse all'interno di questo cyberspazio ed è tempo quindi di una rimediazione del movimento. Partendo da una piattaforma piuttosto che un sito, un forum o uno strumento mediale basato su quattro pilastri fondamentali che sono informazione, condivisione, partecipazione ed educazione. Anticipiamo così un progetto telematico di scuola, università libera, Academy Open Content, su tutto ciò che concerne l'economia basata sulle risorse e sulle leggi naturali. Per fare ciò rimando a Davide, che si occuperà della realizzazione di questo strumento. Grazie Cristian, e aggiungo che dopo la bella esperienza avuta all'Osidei di Milano, dove grazie al Cubitrack ne avevamo fatto quel questionario online dove chiedevamo alle persone le risposte su come potrebbe essere organizzata un'economia, mi è venuto in mente insomma di andare avanti, essendo io un informatico, un sistemista, di approfondire un po' questo settore e cominciare magari a lavorare creando strumenti open source per il movimento. Essendo oramai l'open source abbastanza alla portata di tutti, soprattutto se sono del settore, mi piacerebbe, mi sono dato come obiettivo quello di realizzare sicuramente un server dove poter condividere i nostri documenti senza doverci appoggiare al Google Drive. E Christian parlava prima dell'Academy, del creare una sorta di università per imparare le basi del movimento Zeitgeist. Anche quello mi piacerebbe mettere in piedi un server che faccia insomma da università. Ci sono degli strumenti open source. Se ci fosse qualche sistemista open source che volesse partecipare barra aiutare, è il benvenuto. Mi trovate su Facebook come Davide Il Gao, quindi potete contattarmi e sarò felice di organizzare delle sessioni di lavoro in questo. Inizialmente sfruttando la Cubitrack, che è questo computerino che sembra un giocattolo, in realtà è molto potente, consente di far girare molti strumenti, ma mi piacerebbe comprare dello spazio web insieme al resto del gruppo europeo in modo tale da avere dei servizi condivisi tra più persone, in modo tale anche che le competenze siano distribuite non solo in mano a una singola persona. Detto questo, direi che abbiamo detto tutto. Vi invitiamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti, ci sentiamo presto. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. About the resource-based economy, the scientific method for social equality.